Cagliari, Frosinone termina 4-3. Il Cagliari vince contro il Frosinone facendo un poker di gol, di bellezza e di fascino impressionanti. Un impegno costante per il Cagliari che sta andando bene, a mio avviso, nell'ambito di questo campionato di Serie A. Infatti vince, ma da apprezzare anche l'altrettanto impegno che il Frosinone mette in campo. Infatti fa ben 3 gol, un tris di gol. Vediamo nel dettaglio i gol e poi soffermiamoci sulle statistiche. Per il Cagliari il segnale è stato Gaetano Di Stanio nel secondo tempo, Marco Budu nel secondo tempo e Leonardo Pavoletti che ne fa ben 2 di gol, sempre nel secondo tempo. Per quanto riguarda il Frosinone, i 3 gol sono stati fatti, 2 a firma di Mattia Sule e uno, l'ultimo, a firma di Marco Brescianini. Mattia Sule ne fa ben 2 nel primo tempo e il terzo ed ultimo lo fa Marco Brescianini nel secondo. Per quanto riguarda il Cagliari, tutti e 4 i gol arrivano nel secondo tempo. Questo è un segno evidente che probabilmente nel secondo tempo il Cagliari ha spinto ed anche parecchio. Udite, udite, le statistiche sono tutte, o meglio, possesso di palla più per l'Empoli, poi più per il Frosinone rispetto al Cagliari. Abbiamo pa più passaggi del Frosinone rispetto al Cagliari e una precisione dei passaggi più elevata del Frosinone che ha perso rispetto al Cagliari. Quindi a livello statistico il Frosinone, diciamo così, che ha giocato meglio rispetto al Cagliari. Ma se il risultato è come è quello che conta, il Cagliari ha vinto e ha dato grande prova di saperci fare. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti e una buona serata a voi.